di 40 concerti con 300 artisti in ogni angolo della città, tra piazze, vicoli, musei e balconi, ma anche laboratori per bambini, filo di fusione non stop dal mattino a tarda notte. Questo e tanto altro è la Notte Bianca della Musica a Pesaro sabato 16, con iniziative già da venerdì fino al 22 novembre. La Notte Bianca della Musica, detto oggi, sarà anche un'occasione per riflettere su cosa significa il riconoscimento di Pesaro Città della Musica. In che senso? È davvero per noi un riconoscimento storico che dobbiamo valorizzare sempre più, tant'è che saremo in Corea alla fine di novembre e vogliamo ospitare le Città della Musica nei prossimi anni a Pesaro. È un riconoscimento internazionale, utile al turismo, ma per vivere di musica dobbiamo dimostrare che siamo la città di Rossini, che siamo la città che investe in cultura, ma dobbiamo valorizzare, come facciamo nella Notte Bianca della Musica, tutti coloro che suonano una nota. Del resto il riconoscimento è merito di ognuno di loro e sabato 16 sarà una grande festa di tutti coloro che amano la musica e che in qualche modo amano la nostra città. È utile al commercio, utile al turismo e dentro una strategia di destagionalizzazione che ormai vede ogni weekend Pesaro protagoniste con eventi importanti. Quindi venite a Pesaro in quel sabato, passate qua una bella serata e sarete anche voi un pezzo fondamentale della strategia musicale e culturale della nostra città. Ad aprire la Notte Bianca della Musica a Pesaro dal 15 al 22 novembre, proprio venerdì 15, sarà l'Orchestra Sinfonica Rossini. Cosa c'è in programma? Sì, c'è in programma un concerto al Museo Nazionale Rossini alle 11.30 che organizziamo in occasione della visita a Pesaro della delegazione del comune di Kakegawa, il comune che è gemellato con Pesaro e per cui l'orchestra si è tanto adoperata. E ci sarà un duo, soprano Cinzia Forte al pianoforte Marco Scolastra. Sono due artisti di livello internazionale, quindi abbiamo voluto offrire un benvenuto in grande stile a questa delegazione. Cinzia Forte ha cantato al Teatro alla Scala, alla Fenice di Venezia, al San Carlo di Napoli. E Marco Scolastra, il direttore artistico degli Amici della Musica di Foligno, programma I Peccati di Vecchiaia di Rossini e saranno eseguiti nel Playel, il pianoforte di Rossini, restaurato. E a Pesaro per la Notte Bianca della Musica non può mancare lo spazio per le band e i musicisti del territorio. Cosa avete organizzato? Tantissimo, insieme. Prima di tutto abbiamo formato una squadra meravigliosa con Monica Norito, Davide Venturi, Matteo Osmani ed altri. Le richieste sono state meravigliose in quanto si sono offerti proprio quest'anno i musicisti. Abbiamo avuto grandissima difficoltà a trovare gli spazi per tutti. E abbiamo occupato anche gli spazi di, per esempio, un terrazzo sopra la farmacia San Salvatore e occupato Piazzale Collinuccio con 4-5 band, la stessa Piazza del Popolo, Galleria Roma, Via San Francesco. Abbiamo un calendario, ve lo faccio vedere, è incredibile. E sabato si suonerà dalle ore 10 della mattina alle 2 della domenica. Ovviamente il clou sarà al Teatro Rossini con Fresu, Kane, meraviglioso, un concerto meraviglioso per la nostra città musicale. Quest'anno sarà proprio la vera città musicale, un pianoforte libero in Galleria Roma dove ognuno che sappia più o meno strimpellare potrà usarlo. Per il programma completo www.comune.pesaro.pu.it/cultura